diciamo che è molto comodo perché si asciuga in un baleno. E la, diciamo, la, diciamo, la, il lato negativo è che il carbonato di calcio si infila negli interstizi del vetro, delle schede del vetro, e tende ad andare ad inquinare un pochino poi entrando dal vetro, che è estremamente dicono sia un'alternativa, perché il carbonato di calcio più silicati da sia una solo che non è è un ricarico questo, Giuseppe. Allora, questo vedo metto un goccino d'alcol per eliminare ogni residuo di carbonato di calcio, che puro, non il naturato. Alcol, in questo caso ci basta un alcol, un qualsiasi alcol denaturato ma questo va bene anche puro, non è un problema. L'odio si utilizza l'alcol denaturato, non colorato. A coprire completamente l'asse di vetro. Prenderemo con l'odio in più in un'altra boccetta, che poi potrà essere riutilizzato dopo essere stato filtrato. E il collodio, prima che si asciughi, quindi nel momento in cui è ancora un pochino bagnato, lo mettiamo a bagno nel nitrato d'argento. 3 minuti di nitrato d'argento fanno sì che il collodio diventi sensibile alla luce. Perché è sensibile? Il collodio lo prepariamo con collodio puro, collodio classico, collodio al 5%, con mescolati, come se in miscela, come si dice la chimica, in miscela con i sali che poi diventeranno sensibili. Nel nostro caso, nel mio caso, bromuro di cadmio, ioduro d'ammonio, ma si possono usare anche i sali di potassio, quindi ioduro di potassio e bromuro di potassio. Ti rendi invidioso. Ma adesso tolgo la polvere residua che si è depositata sulla lastra, perché ho bisogno di una lastra perfettamente pulita. Questo è il grande scoglio del collodio. Più pulizia abbiamo in tutto il processo, più sicurezza abbiamo che la lastra possa uscire bene. Qui abbiamo il collodio che poi andiamo a scartare, quello in più, e questo collodio qui poi lo potremo riutilizzare in un secondo momento dopo averlo filtrato, magari aggiunto un pochino d'alcol che nel frattempo è evaporato. È una delle cose più buone del collodio. Ecco, ne vale la pena. Quando ce l'hanno insegnato, la cosa che ci hanno detto, che ci continuavano a ripetere, take your time. Nel senso, esatto. Bisogna proprio avere la pazienza, esatto, di far aderire il collodio. Esatto. Ok, adesso è andata malissimo la lastra, non ci vedete di più. Questo movimento che sto facendo, lo sto facendo per far distribuire il meglio possibile il collodio sulla lastra. Altrimenti il collodio tende a fare delle righe e queste righe poi si vedranno nel... Ok, questo è il fondo, lo asciughiamo ancora un po' di qui e poi lo mettiamo nel nitrato d'argento.
prendo tempo, dai. Adesso io toglierò la lastra dal collodio, da questa lastetta qui, la tiro fuori, e la inserisco nello chassis. Come vedete di carta se ne usa tanta. Adesso lo devo fare in camera oscura perché uscito dal dettatore argento il collodio è sensibile alla luce, anche se poco, ma è sensibile. Come sensibilità è sensibile quasi esclusivamente verso l'ultravioletto e blu, per cui già dal rosso per il collodio rende il nero. Lui ha una cornagione calda e ci aspetteremo ci aspetteremo un viso bello moretto. No, lo vediamo. Vai, ecco. Tre minuti. Esatto, lattiginosa, esatto. Ed è ovviamente delicatissima, cioè è più sottile di un velo di cipolla. Sì, la asciuga la parte retrostante il dorso. No, perché altrimenti porterebbe ma qui si può appoggiare comunque delicato, però si può appoggiare ed è l'effetto con i bordi tutto frastagliato che viene delle immagini a collodio perché avevano i bordi a contatto con una superficie, quindi parte del collodio rimane sul bordo, quindi ha fatto tutto questo effetto strano, sì, molto. Ok, la lastra è pronta, noi dobbiamo esporla e svilupparla prima che si asciughi. Dimmi quando è che ti tappo, aprimi. Adesso l'esposizione la facciamo togliendo semplicemente il tappo. C'è il tappo su? Sì, c'è. Ok? Vai tu? 6 secondi, vediamo 6 secondi. Chi tiene il tempo? Dai. Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basta, proviamo. Ok. Perché che dai là? Il modello deve rimanere fermo. Lì, fino a che non si è dovuta. Ok. Vai. Sviluppo per circa 15 secondi, a seconda del tempo di sviluppo, ovviamente anche della ricetta, ma a seconda del tempo di sviluppo si può agire sulla sopra e sulla sottoesposizione. Hai preso l'acqua per... Quindi, l'acqua. Riuscite a vedere così? Sì, perfetto. Ok, adesso io in mano al bicchierino, lo vedete? Sì. Perfetto. Adesso io tendo lo sviluppo velocemente su tutta la lastra e con il mio nuovo racconto. Non per interruzione, però. 2, 3, 4, 5, 6, 7, un po' indietro. Vabbè, glielo tiene per più. 10. Può essere sottesposta, per esempio. 12. Non arriva. No, però a parte lui si vede qualcosa. Si vede qualcosa. Sì, sì, stiamo molto indietro, se si vede? Sì, vede. Sì, si vede. E adesso con l'acqua fermo il sviluppo. È un maledetto miracolo, questo. Gilardi lo chiamava epifania grafica. Per fermare il processo di sviluppo, acqua, normalissima acqua, questa è la foto che deve essere... Questa è la foto sviluppata ma non fissata. Scusami, questo piccolo lavaggio che hai fatto... È il blocco... Ho buttato con una caraffa l'acqua sul... L'acqua sulla lastra. Ero già solo un po' di acqua sulla lastra, Solo un po' d'acqua sulla lastra. Questa è ancora acqua? Non c'è un pelacchio terribile. Come vedete, il collodio è talmente delicato che in questo caso
qualcosa l'ha toccato e l'ha graffiato. È venuto un pallino. Ok, un pallino. Adesso lo fissiamo. Aspetta. Scusa, con quei cose l'hai bloccato. Allora, se voi vedete, acqua normalissima. Se ora vedete quando ci viene messo il pistaggio, mangia le parti di collodio non più necessarie, stappandolo. Non è immediato, eh. Se riuscite a vedere anche con sul monitor. Allora, col fissaggio. Sì, si vede. Col fissaggio ce ne sono diversi tipi. C'è il fissaggio che si usava storicamente nell'Ottocento, che è cianuro di potassio. Cianuro di potassio è un fissaggio meraviglioso perché è velocissimo, quasi istantaneo, per cui questo effetto di creazione dell'immagine diventa quasi immediato. Ha però l'altro vantaggio di essere comodo, perché basta pochissimo lavaggio per eliminarlo, però è estremamente velenoso. Possiamo usare il tiosolfato, quello di Sir John Herschel, il solfito, tipo solfito lo chiamava lui allora, il tiosolfato. Oppure il Rapid Fixer, quindi ecco che piano piano l'immagine si forma. Quelle che vedete, quelle righe che vedete, sono densità diverse del collodio. Vedete? Densità vuol dire che io non ho steso bene la lastra. Comunque è molto sottoesposto. È molto sottoesposto.